Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buon salve ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Ho fatto un poker di saluti perché essenzialmente questo video non so quando e a che ora lo pubblicherò. Può essere che non lo pubblico domani, quindi può essere che lo pubblico un altro giorno. Comunque basta che esce, basta che esce, perché finalmente è finito lo strazio, mi viene da dire lo strazio, perché per il secondo anno consecutivo non andremo in Champions, fallimento di tutti, ma questo è il video del pagellone del Napoli, non della Serie A, ma di tutte le competizioni, quindi ho provato a dare un mio giudizio con un commento annesso. E fatemi sapere sotto un commento se concordate oppure se avete messo dei voti in più o in meno a ogni singolo giocatore. Sono sicuro, sicuro che almeno in 3-4 players non concordate col video. Forse perché sono troppo buono, forse un po' perché sono troppo critico, lo valuterete voi. In tal caso, prima di iniziare, come sempre, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete il video se vi è piaciuto, Instagram, Telegram, gruppo calcio. Appena entrate nel gruppo calcio c'è il link automatico per il gruppo Hot, che potete parlare di tutto, e soprattutto il link Key Calcio, link in descrizione, codice PEP per ottenere il 15% di sconto. E fino al 4 giugno andate nel loro gruppo Telegram, che a caso il 4 giugno alle ore 16 saranno estratti 3 persone che vinceranno il completo da calcio gratuito. Qui poi vi informerò sotto il primo commento. Detto questo, voglio 2 minuti di intro e buona visione. Ah, ovviamente sigla, ovviamente. Sì, è ritornata la sigla, godo come un riccio. Vai, sigla. Meret, sei tra i pali è una sicurezza, anche se con qualche incertezza da migliorare nelle uscite. Ospina, 7, più esperto del suo compagno di reparto, più coraggioso nelle uscite, infatti ogni volta che esce piglia una botta esagerata che rimane in campo per mezz'ora, ed è più preciso tecnicamente palla al piede. Da tenere! Contini, senza voto, però da incorniciare la sua esultanza con Zielinski al gol contro la Fiorentina. Rachmani, 6 e mezzo, un esordio poco felice condito con una sostituzione dopo soli 45 minuti, poi è cresciuto con Gattuso che gli ha dato più fiducia e continuità. Amir si è dimostrato senza dubbio un difensore molto molto valido. Di Lorenzo, 6 e mezzo, nella prima parte di stagione un po' sottotono, poi in netta ripresa fornendo sovrapposizioni, assist e gol. Peccato nell'ultima partita in cui gli hanno tremato un pochino le gambine. Di Lorenzo, stato accorto. Manolas, 6, imperdonabile il rigore regalato a Sassuolo, ma nel complesso della stagione ha giocato leggermente meglio dell'anno scorso, bravo in allungo, meno nell'impostazione. Mario Rui, 5 e mezzo. Nella seconda parte di stagione ha perso il posto da titolare. È scarso, aiù, punto. Apprezzabile però le sue guerre nell'incazzarsi, ma a me interessa il campo. E il campo dice che fa cagare. Fa cagare, fa cagare, porca miseria, fa cagare. Dire che le strade sicuramente si possano separare. Speram, Gulam, senza voto. Solito Gulam, ciuccia lo stipendio come non so cosa. Spero di non vederti più. E mi dispiace veramente. Maximovic, 5. Scarso come pochi. A differenza di Isai, che vedremo il suo voto più avanti, l'ho visto molto più che se ne fregava delle partite. Tanto per dire, ma io che gioco a fa? Tanto l'anno prossimo giusto un cocchio. Passeggiava. È inutile. E io lo rimembro. 27 milioni. 27 milioni regalati! Koulibaly, 6 e mezzo. Non è stato il miglior Koulibaly. È lui la mia delusione dell'anno. Da lui ti aspetti sempre qualcosa in più. Anzi, più di qualcosa. Ma tra errori di impostazione, tra le uscite a vuoto condite da troppi gialli ricevuti, sono frutto, secondo me sarà un mio film in testa, di un giocatore rimasto contro voglia. Per me, a 70 milioni, sono pochi. Isai,
Su Spans Wayuu 6,5, sì, non sono pazzo, è uno dei principali colpevoli però per non aver raggiunto la Champions. Le disattenzioni contro Cagliari e Verona sono state fatali. Alla fine però gli ho voluto dare mezzo voto in più per l'impegno, se si può definire tale, nonostante il contratto in scadenza, sperando che non gli venga rinnovato. Però alla fine della fiera, meglio Maximovic a Jucato, senza se e senza ma. Zielinski 7,5, rispetto agli anni scorsi ho visto un Piotr evoluto, da Pikachu a Raichu, è una stronzata, molto più decisivo e in un certo senso a suo agio nel ruolo, è stato titolare solo però nella seconda parte di stagione, diventando determinante in molte partite, peccato per l'ultima, troppo anonimo. Elmas 5, secondo anno a Napoli per il Macedone e per il secondo anno mi viene da dire... Ma chi sta? Arosfacimyok. Lo metti trequartista ed è invisibile. Lo metti esterno, non è né carne né pesce. Lo metti mezzala e fa cose buone alternate a cose di merda completamente. Ok che è stato utilizzato solo per 10 minuti a partita, però per me continua a essere un oggetto misterioso. Fabian Ruiz, 6+, molti nel gruppo Telegram, che ripeto andate in descrizione, lo chiamano Dazon Ruiz per la sua lentezza, eppure dopo essere guarito dal Covid, coincidenza o meno, è riuscito a prendere le redini del centrocampo e fare da regista, seppur a tratti con la solita lentezza. Per quanto mi riguarda, stesso discorso di Koulibaly, se lo può chi, punto. Demme 6,5, lui è una diga, da ordine e sostanza. Forse a Verona poteva essere utile, ma sarebbe scattata la 20ª presenza e quindi Napoli era obbligato da contratto a pagare un bonus all'Ipsia. Papposino, pappone e merda! Ci sarebbe stato utile forse a Verona, appunto. Mannaggia che sta clausola è merda, mannaggia. Mannaggia De Laurentiis, mannaggia. Lobotka, senza voto, non so precisamente cosa abbia passato, ma sicuramente per quei pochi stralci di partita ha dimostrato di non essere un giocatore di calcio. Bakayoko, 6,5, preso per accontentare Gattuso e difatti è stato protagonista sia in negativo che in positivo. Il suo compito principale è stato dare legnate e vincere duelli aerei, cosa vista e personalmente apprezzata, ma quando si parlava di impostare o di essere più lucido mentalmente in occasione della partita contro il Sassuolo, beh, stendiamo un velo pietoso che è meglio. Insigne 8,5, solito rapporto d'amore ed odio, quando fa cose buone lo esaltiamo, quando sparisce o almeno non gioca secondo i suoi livelli, lo affossiamo. C'è bisogno di coerenza. Insigne i suoi numeri li ha fatti, seppur personali, tipo l'aver superato il record di gol in Serie A. Io ad Insigne ho apprezzato personalmente il sacrificio e il suo essere capitano, per la prima volta. Mertens, 5,5. Un fantasma, è stato tartassato da diversi infortuni e in campo si è visto che fisicamente non riesce più a incidere come gli anni scorsi. Io sono della via di mezzo tra cedere e tenerlo. Fatemi sapere voi nel commento cosa ne pensate. Osimhen, 7,5. È stato fuori per quasi 2 mesi tra infortuni alla spalla e Covid, ma ha da subito dimostrato di valere. La squadra era improntata su di lui e lui ha ripagato la fiducia. In doppia cifra il primo anno è un cartellino per il prossimo, o almeno si spera, da migliorare sotto l'aspetto mentale, infatti troppi falli stupidi e troppe ammonizioni, e tecnico, ma avrà tutto il tempo per farlo. Lozano, 6,5, nettamente il miglior giocatore che ne ha risentito di più della cura Gattuso dopo Ancelotti, giocando nel suo ruolo, dimostrando buone qualità. Nella seconda parte di stagione però, dopo l'infortunio, è ritornato il Lozano timido, impaurito e impreciso. Da lui vorrei continuità per il prossimo anno. Politano, 7, il suo difetto, gioca e tira solo col sinistro, anche se bisogna dire la verità che è migliorato anche nell'andare sul fondo e crossare di destro, è stato decisivo in molte partite. Petagnone nazionale, 7, per essere stata una terza scelta e utilizzato come contagocce, tranne durante il periodo di Osimhen che è stato fuori, è stato decisivo in molte partite. Non è un giocatore da Napoli e da titolare, ma per quello che è stato preso ha dimostrato di valere e non dite di no, per favore. Poi potete dire di no, ma non dite di no. Gattuso! Rullo di suspense, perché già immagino i vostri pensieri maligni, i vostri pensieri da critici, eccetera, ma io vi ho dato
8,5. Molti saranno infatti sorpresi da questo voto. Capisco la delusione per il fallimento stagionale, ma ricapitoliamo cosa gli è accaduto. Ha perso la sorella, ha avuto la malattia all'occhio, ha avuto la stampa e la maggior parte dei tifosi, compreso io, e l'ho detto 3000 volte, contro. E soprattutto ha avuto per un mese e mezzo una rosa dimezzata da infortuni e su sfaccime Covid. E nonostante tutto non si è dimesso. Quindi, grazie a Gattuso, in bocca al lupo per la tua avventura, però è stato giusto separare le strade. Eccoci qua ragazzi, so che molti non concorderanno con il voto di Gattuso, probabilmente col voto di Isai, probabilmente molti alzeranno un voto a Manolas o addirittura a Koulibaly. Forse vi ho sorpreso appunto su Koulibaly, del perché tempo fa scrissi Koulibaly che per me è il peggiore della stagione, al di là, non Bakayoko, ma Koulibaly. Ma io, fatemi sapere se vi è piaciuto, come vi ho detto all'intro, commentate i vostri voti, se concordate o meno. Un saluto a tutti, forza Napoli sempre, e aspettiamo gli europei, che se pensiamo Napoli, a scimo pazzo, con tutte le notizie del calcio mercato. Ciao a io.